Buongiorno a tutti quanti. Oggi vidietto particolare perché andiamo a provare un rasoio che vediamo di tirare un po' le somme. Allora, come finiture è fatto meglio un R41 normale, secondo il mio parere. C'ha vari difettini, un po' di lavorazione, insomma, non è che sia una meraviglia da vedere, però non è neanche fatto male. È preciso, non ha disallineamenti. Diciamo, ecco, che le finiture peccano un pochettino. È abbastanza leggero. Io lo trovo comodo. Il manico pensavo fosse troppo lungo, invece in realtà adesso non l'ho misurato, ma io mi ci trovo bene. Vediamo le caratteristiche che ha questo rasoio insieme, dopo ne tiriamo le somme. Quindi sarebbe questo praticamente della Global Shave, è stato fatto come mi sfugge sempre il nome, non ci posso fare niente ormai, c'è il cervello che è com'è, un elogio, insomma, ecco, R41, adesso mi sfugge il nome. Quindi R41, no copia, dai, chiamiamolo Elogio R41, e proviamo il Laugar. In questo caso è il, oggi proprio con i nomi andiamo alla grandissima, ve lo faccio leggere che è meglio. Eccolo qua. Scongrsa. È mica facile, ragazzi. Pasta semidura, né morbida né dura, una mezza via. Come la mette, ci ho messo una Gillette Nugget. Vediamo come va. Ci mettiamo un po' di prebarba, visto che la profumazione è davvero a mio naso pessima. Non perché questo sia pessimo, ma nel senso che ci vado a mettere un prebarba che abbia un po' di profumazione. Perché profumazione di questo sapone praticamente sa di resine, di pino. Non è male se sei in mezzo a un bosco, però. Perché a me piace il bosco, mi piace annusare la natura, però averla in faccia è qualcosa di diverso, ecco. Come pennello, vecchie setole del Marchese. Sintetico. Non è prestazionale come le setole moderne. Io non ho provato l'ultima, però non è neanche come un Omega Colosseo, secondo me, però mi piace perché quando c'ho un po' più di barbetta fa un massaggio veramente bello spinto, senza però andare a irritarmi, e sta cosa ogni tanto mi fa veramente piacere. Certo che puoi fare anche il sapone più prestante del mondo, però ragazzi miei, sulle profumazioni almeno un po'. Allora, Grönlicka, ad esempio, il suo Sandalo, il Troll, i primi che ha fatto sono veramente piacevoli, leggeri, per carità, però piacevoli. Gli ultimi che hanno fatto, per carità, qualcuno come profumazione, quello i frutti è quello abbastanza più piacevole, gli altri sono profumazioni leggere, ma al di là di quello, una cosa che proprio non mi è piaciuto, che secondo me hanno voluto fare il passo più grande della gamba. O hanno risparmiato, dico io, e non lo so, nella saponificazione, o fare il sapone duro così non gli è riuscito bene. Sta di fatto che per me hanno fatto un passo indietro. Hanno aumentato il prezzo e fatto un passo indietro. E le due cose messe insieme, no, non ci siamo. Mi dispiace, ma no, non mi sono piaciuti. Dopo, posso dire che i saponi non funzionano, no, non lo posso dire. Posso dire che li ricomprerei? No, non li ricomprerei, quindi valutate voi. Io ho detto la mia.
Cioè, anche un sapone così, no? Metti caso, forse anche un sapone fantastico. Però, ragazzi, queste profumazioni qua. Tra l'altro, non ci sono neanche gli aftershave. È meglio così perché, se la metti io con una profumazione così, no, no, non ci sto. Proprio no, non ce la faccio. Che è un po' l'errore di certi TDS. Errore, sono gusti, ma quelli nuovi che hanno fatto hanno già più carattere, hanno profumazioni già diverse. Anche se devo dire che sta nuova formula molto collosa, perché è veramente molto collosa, non mi ha fatto stra impazzire tra quella vecchia e quella nuova. Anche lì forse preferivo la vecchia. A volte è come se si avesse il bisogno di spingere troppo in là le cose per arrivare non so dove, per far chissà cosa. Invece secondo me bastava lavorare un po' sulle profumazioni. Il montaggio è fantastico. Questo bisogna dirlo, ragazzi, non sembra neanche un vegetale. Montaggio è veramente tanta roba. Allora, proviamo sto rasoio con ste lame. Il manico sì, scivola un po', bisogna avere le mani asciutte. Io uso sempre quelle mani asciutte, però va usato con le mani asciutte. Allora, la prima sensazione che vi dà è di un rasoio più dolce di R41, quindi un taglio direi anche un bel po' più dolce. Ma è un dolce da non sottovalutare. Ma pare impossibile quando devo fare un video. Fuori si scatena. Il sapone intanto sta lavorando bene, mi sembra che mi dia una buona protezione, anche se il rasoio l'ho usato un po' di volte ma non è che lo conosca alla perfezione, però mi sembra una buona protezione, almeno come sensazione sulla lama. E la scorrevolezza vediamo nei prossimi montaggi, che allento un po' di più. Per adesso era accettabile, però ho ottenuto un po' più di protezione. Ok, c'è una zanzara qua che è bella grossa di cilindrata. L'unica cosa, a differenza di R41, che il cap stringe la lama praticamente al limite, questo qui stringe la lama più all'interno, quindi la lama
ha qualche vibrazione in più di Area 41, ma non mi sembra una cosa esagerata. Mi piace perché a differenza sia dell'Area 41 GS per me e anche di tutti gli altri cloni, che hanno reso tutti secondo me il rasoio solo più aggressivo, in questo caso pur mantenendo l'efficacia, perché secondo me non siamo tanto distanti. Il taglio risulta assolutamente più dolce, quindi mi piace sto rasoio, mi piace. L'unica cosa che ho paura è queste piccole vibrazioni, vediamo cosa che se avete una barba dura vi porterà problemi, altrimenti non vi cambia niente. Il taglio devo dire la verità, mi piace da morire, quindi ci sono riusciti a lasciargli anche un carattere veramente fantastico. E farei fatica a dire quali dei due mi piace di più. E già la cosa è incredibile. Diciamo che sono due rasoi che non farei assolutamente a meno, né uno né l'altro. Questo, diciamo che per questo leggero fatto di vibrazioni, o uso proprio un super tallovato con la super protezione, altrimenti un pochettino sulla pelle, se Area 41 mi permette cose incredibili, anche quasi senza sapone, e non c'è mai un'irritazione, ma proprio perché la lama è completamente stabile e fissa. In questo caso, questa leggera vibrazione ti può portare magari a qualche piccola irritazione o qualche piccolo red point. Quindi tra i due diciamo che Area 41 vince ancora, ecco, vince ancora, ma mi piace tanto sto rasoio. Comunque è promosso il sapone. Peccato proprio che la profumazione non aiuti assolutamente e non invogli l'acquisto. Almeno per me. Ecco, raso sapone che magari ce l'hai, lo usi durante la settimana e lo fai fuori, però non mi fa voglia di usarlo proprio. Ma ha una protezione forse anche superiore a Grand Lick. Veramente un gran sapone, ragazzi. Peccato
Peccato, qua ci vorrebbe veramente una profumazione buona. Ragazzi, che sbarbata! E l'ultima volta ho proprio insistito di brutto, e il giorno dopo, 24 ore dopo, ero ancora in BBS tattile, da che chiamerebbero, qualche youtuber chiamerebbe già BBS 24 ore dopo. Ragazzi, qualcosa di... Non c'ho più niente, è inutile neanche che vado in cerca. Basta. Basta proprio liscio liscio. Basta, se insisto vado a farmi male per nulla, anche perché non c'ho più niente, quindi... Guardate che roba, ragazzi! Cioè, mostruoso, mostruoso. Pitralon, proviamo questo Pitralon. Ne ho sentito tanti, tanti parlare bene. Proviamo questo Pitralon. E ora, beh, ci mettiamo, visto che posta rasatura, non è tutto sto spettacolo, sinceramente. Mi aspettavo da sti svedesi un posta rasatura un pochettino meno tiratello. Forse qua i Gronlica vincono come posta rasatura. Però come protezione, come tutto, è veramente tanta roba. Come astringente, penso sia, sarà poliacco, penso. L'avevo preso ancora su makeup.it, costava pochi euro. E vi dico che funziona, funziona bene. Per quel poco che costa, funziona bene. Profumazione leggerissima. Basta. È proprio, ho voluto arrivare al limite del limite. Pitralon, proviamolo. Bello alcolico, come sanno fare gli aftershave di una volta, senza paura. La mia profumazione mi piace, mi piace. È leggera, eh? E sa un po' di, dico la verità, sa un po' di vecchio, cioè sa un po' di misto tra vecchia colonia leggermente talcata, è un po' di pino silvestre ma senza proprio la nota di pino. Diciamo che è una profumazione che si adatta alla perfezione a questo sapone qua, in senso positivo, che la migliora. Ragazzi, una sbarbata da panico. Quindi tiriamo le somme. L'Augar, buono o non è buono, è un gran sapone, funziona alla grande, però non dovete essere delicati sulle profumazioni, perché sennò questo qua, ragazzi, funziona, ma come profumazione no, proprio non mi piace per nulla. Pitralon, bel prodottino, un po', beh, adesso ne ho messo un litro, un po' appiccicaticcio, però penso che si assorba abbastanza velocemente. Non lo sento grasso, lo sento solo un po' appiccicaticcio. Ma penso che nel giro di poco si assorba. Già adesso se ne sta quasi andando via, quindi... R41. Omaggio ad R41, chiamiamolo così. Ragazzi, della Global Shave. Gran rasoio. Gran rasoio. È riuscito a dare un carattere diverso
senza snaturare troppo R41. Quindi rimane un rasoio estremamente efficace, estremamente godurioso, più dolce secondo me. L'unica cosa, ecco, è che non farsi fregare dalla sua dolcezza, perché la sua dolcezza non è pari alla sua efficacia, quindi bisogna sempre rispettarlo. È promosso, sì, promosso, mi piace, è veramente bello. Comunque, ragazzi, insomma, noi lo paghiamo un po' di più perché c'è la dogana, c'è qua, c'è là, però attualmente ho visto sul sito $26. Si può fare, cioè, 30-40 euro si può fare. Se vedete, eccolo qua. Si vede che non è, che non sono le finiture di un super rasoio, ok? Però ragazzi, quando è montato, costa poco e lavora una meraviglia. Chi ama R41 non riuscirai mica a consigliargli un altro rasoio che possa assomigliare a R41, ma dando comunque delle sensazioni diverse. Adesso c'è, quindi un rasoio per me è fantastico. Bene ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye! Ehi, l'ultima cosa ragazzi, iscrivetevi. Metà di voi che guardano i miei video non sono iscritti. Non vi costa nulla. Se vi fa piacere vedere i miei contenuti, cliccate iscriviti al canale e mi date un bel sostegno. Ragazzi, al prossimo video. Bye bye!